sui colli fatali di Roma è tornata a bruciare la fiamma tricolore, in soffitta a Camerati il manganello. Oggi si fa tutto a regola democratica, via i campi nomadi, i romeni stupratori, i nordafricani assassini, ma non è razzismo. Infatti nessuno osa toccare gli ebrei, tanto gran parte di loro ha votato giusto. Una volta diceva d'avercelo duro, oggi a quanto acciaccato biascica la sostituzione del membro col fucile. Capita sempre così. Ma non prendetelo sul serio, straparla, suggerisce il suo compagno di merende. Intanto quello scaracchia nel piatto dove mangia o si pulisce il culo con la bandiera, la stessa per cui si muore in Afghanistan o altrove. Dio, come sono diventati democratici questi ex adoratori una volta di Stalin. Si sono uniformati, sono l'opposizione della regina di stampo anglosassone. La maggioranza va trattata con i guanti, al massimo si può fare un'obiezione, ma che importa? Dal tuo al mio, dal mio al tuo, il travaso continua sempiterno e li fa tutti uguali. Pare certo che facendosi forte del suo potere abbia violentato una decina di impiegate pur essendo avanti nell'età. L'invidiano i ras dei nostri dì, unanimi, da Mosca a Parigi, passando, si intende, per Arcore. Ma loro sono rispettosi della legge. Al prossimo G8 sarà avanzata la proposta del ripristino dello Ius Prime Noctis. Scosciata, la rossa apparve, disparve sugli schermi, meteora fugace nel cielo del suo re sole, cielo privo di vere star, è vero, ma strapieno di starlets come la Via Lattea. Qualcuna viene eletta ai rossi scanni, sostituisce il topless con un colletto severo, ma a pagarle, infine, è il solito contribuente, lo stesso che foraggiava il cavallo senatore. Dire, e subito dopo disdire, affermando di essere stato frainteso. E chi l'ascolta si batte il petto, è vero, ho frainteso. E lui dispensa il perdono perché è buono. Il suo vocabolario è ricco di parole intercambiabili, ma di senso opposto. Solo quattro quelle immutabili, punti fermi, denaro, potere e plastica facciale. Ma come? Nemmeno 10 righe in un libro di storia, guarda bene. No, non c'è niente. Ma vedi in fondo, nell'indice alfabetico. Sto guardando, Balbo, Bandiera Fratelli, Benedetto XVI, Bertinotti. Ma hai saltato! Dai qua che guardo io. No, non c'era. Certo manca una pagina, si illuse.
risultò che non era vero niente, né la boccetta con la polvere letale, né le fabbriche chimiche di gas o le forniture nucleari. Fu la guerra di Pinocchio, ma nessuno s'allungò di qualche centimetro il naso, semmai si ingrossò il portafoglio. La sfrontata menzogna persuade più che la verità. Ogni tanto un lieve malore, ma subito si riprende. No, non è l'età, certo, non più giovanile, o qualche mattana notturna, oppure il peso delle sue responsabilità di governo, no. Il fatto è che ogni tanto lui si estrapola da se stesso e si vede com'era e com'è adesso, e allora è inevitabile il collasso. Mai riconosciuto nelle torri gemelle il simbolo della civiltà occidentale. Sono altri i miei simboli, il Partenone, la Tour Eiffel, la cupola del Brunelleschi. Gli aerei che si schiantarono contro le torri colpirono semmai il cuore di Wall Street o le borse valori. Nulla di personale, solo affari, come dicevano i gangster d'una volta.